Affrontare al meglio una gran fondo è sicuramente la massima aspirazione per un appassionato. È in eventi come questi che un ciclista misura le proprie forze, ma soprattutto si misura con se stesso. Diventa un vero e proprio esame di laurea. Oggi vedremo come affrontare questo tipo di prova, senza pensare al risultato, ma cercando di ottenere il massimo dalla propria prestazione. Vi daremo i consigli giusti su nutrizione e integrazione e su come affrontare il percorso. Per farlo, prenderemo in considerazione i momenti salienti del percorso, come pianura, salita e discesa. Sulla strada di questa gran fondo ci siete voi, ognuno con le proprie caratteristiche. Per cercare di darvi consigli il più possibile precisi, stabiliremo prima che tipo di ciclista siete. Dimmi che ciclista sei. Alla tua prima gran fondo? Hai tanta energia e voglia di fare, ma non sai esattamente come affrontare la prima, la seconda o la terza salita. In discesa hai qualche incertezza, anche se tanto coraggio. In gruppo non sai esattamente dove stare. Per adesso sei un principiante, ma strada facendo imparerai dove potrai arrivare. Partiamo dalla colazione. Non hai un punto forte all'interno della gran fondo e devi impegnarti per gestire anche quel pizzico di tensione che ti viene data dalla gran fondo. Ed è per questo che la cosa migliore è fare una colazione con largo anticipo, almeno 2 ore prima, proprio per evitare problemi di digestione. Un'altra cosa molto importante è non scostarsi troppo dalle abitudini che si hanno. Prima di tutto un consiglio sull'integrazione prima della corsa. Enervit pre-sport, uno a colazione e l'altro 30-40 minuti prima della partenza, quando si è in griglia. Si assimila in modo ottimale e ritarda l'esaurimento delle riserve energetiche. Queste due gelatine assieme in pratica equivalgono ad un piatto di pasta, ma senza appesantire. Ed ora pronti per pedalare! Sei alla prima salita, non sai che ritmo tenere, hai un cardiofrequenzimetro. Un consiglio, 15 giorni prima fatti un test, cerca una salita di 6, 8, al massimo 10 km. Falla a tuta come fosse una cronoscalata. Controlla tempo, ma soprattutto controlla la frequenza cardiaca, la media della frequenza cardiaca. Vieni fuori 170? Ok. Affronta le salite della gran fondo a 160 pulsazioni, 10 meno. Con quel ritmo dovresti riuscire a terminare bene una gran fondo. Altra cosa fondamentale. Bevi poco e spesso, soprattutto quando le salite sono lunghe, non puoi stare mezz'ora senza bere. Prendi sempre con te 2 borracce, una la riempi sempre con sale minerale, l'altra la riempi con sola acqua da bere nei momenti in cui, lungo il percorso, prenderai gli altri integratori, in modo da evitare possibili sovraccarichi di nutrienti. Ricordati comunque che la gran fondo è lunga, sempre avere la sensazione dello sforzo. Se spendi tutto nella prima salita, poi ciao! Se non hai avuto tempo di integrare prima per la pianura, perché eri in gruppo o perché comunque eri in una fase concitata della gran fondo, quando la salita spiana un po' è buona norma integrare con dei carboidrati liquidi, giusto il tempo per prendere un Enervitene, anche perché non puoi stare 30-40 minuti senza prendere niente. Bisogna frenare con il freno anteriore. Ah,
aiutandosi anche con quello posteriore. Dovrebbe essere un 80-20, ma è il freno anteriore che ti ferma. Tenere sempre il peso leggermente arretrato. Prima di affrontare un tornante bisogna mettere un rapporto più agile per riprendere prima possibile velocità, poi si cambia. La cosa importante è che la frenata va fatta quando la bici è dritta, qua, prima della curva. Poi quando si imposta la curva bisogna mollare i freni. In discesa non si affronta un tornante in questa maniera, troppo stretti in entrata, uno è costretto a rallentare tanto, tra l'altro c'è il rischio di cadere, vedete, troppo larga l'uscita e si perdono secondi e si rischia troppo. Questo è il modo giusto per affrontare il tornante, largo in entrata, poi si raggiunge la corda, così uno ha tutto lo spazio per chiudere la curva e rimanere con una buona velocità. Alla prima esperienza, e parlane anche con i tuoi compagni di avventura, e se stai un po' più a ruota secondo me non si arrabbiano, e se te la senti ogni tanto dagli anche un piccolo contributo, ma cerca comunque in questo tratto di recuperare il più possibile. Eccoci arrivati alla fine della Gran Fondo. Un paio di consigli penso di riuscire a darveli. Il primo è quello di continuare a pedalare dopo la gara. Avete presente Ezedal, colui che ha vinto il Giro d'Italia? Beh, alla fine delle cronometro e degli arrivi in salita faceva 15-20 minuti di rulli. Aiuta, se non a eliminare, a ridurre il senso di fatica. Il secondo consiglio è quello di prendere entro mezz'ora dalla fine della Gran Fondo Enervitaire 2 Sport. Versare una busta in una borraccia di 350 ml di acqua e agitate molto bene. Io spero di avervi dato consigli utili per affrontare al meglio la prossima Gran Fondo. Ci vediamo!